Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca, con l'operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha portato a sequestrare oltre 36 kg di droga. Questo per quanto riguarda un'articolata indagine in materia proprio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli effettuati nei confronti di negozi specializzati nella vendita di derivati della canapa è stato infatti rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente fra hashish e marijuana con la resto di una persona. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. È stata un'indagine lunga e complessa quella che ha portato gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara al sequestro di 36 kg di droga e all'arresto di una persona, il tutto nell'ambito di un ciclo operativo di prevenzione dedicato alla sicurezza dei più giovani, nel corso del quale sono stati intensificati i controlli. È stata così conclusa un'attività di indagine in materia di repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro dell'ingente quantità di droga fra hashish e marijuana e all'arresto di uno dei responsabili. La droga avrebbe fruttato circa 400.000 euro. C'è una normativa nazionale che disciplina la vendita e fin quando questa avviene nell'alveo della regolamentazione ben venga. Il nostro compito è evitare che un'opportunità economica offerta agli operatori di settore e ai cittadini dalla regolamentazione nazionale non venga invece sfruttata ai fini di spaccio e di traffico di stupefacenti, che ovviamente contrasta con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, dei consumatori e in particolare dei giovanissimi. Ne abbiamo controllati già e ne controlleremo altri, perché questo è un servizio che si inserisce in un'operazione più ampia che da due settimane stiamo portando avanti a tutela dei giovani, dei giovanissimi in questo particolare momento, e che già ha visto tra l'altro l'esecuzione di altri servizi, sempre in materia di stupefacenti. Vi ricorderete dai controlli presso gli esercizi della Movida di Pescara Vecchia a una nota discoteca che abbiamo provveduto a chiudere proprio perché avevamo accertato spaccio di stupefacenti, e vogliamo effettuare questi controlli nei confronti degli store di canapa proprio perché è bene che ci siano laddove consentiti dalla legge, ma operino in legalità. Non dobbiamo dare spazio, e questo è il nostro compito, a fenomeni in cui si utilizzano negozi ufficiali per commettere gravi illegalità, gravi fenomeni di spaccio e di traffico di stupefacenti da parte di chi evidentemente non ha scrupoli pur di conseguire profitti economici facili. Ancora cronaca con due notizie. La prima arriva da Tollo, dove una discarica abusiva e una pista di motocross, anch'essa abusiva, sono state poste sotto sequestro in località Santa Lucia dal personale della stazione dei carabinieri forestali di Ortona. Tre persone sono state denunciate, due per violazione al test unico ambientale, una per violazione alle leggi urbanistiche. Sul terreno di pertinenza di un'abitazione infatti sono stati trovati rifiuti pericolosi e non provenienti dal settore edilizio, compreso materiale contenente amianto. Oltre al terreno è stato sequestrato anche uno scavatore. Nella stessa località è individuata un'area di 2,5 ettari adibita a pista di motocross senza la necessaria autorizzazione regionale e comunale. E ancora a Pescara un grave episodio di cronaca con una bambina a cui è caduta addosso una pentola con acqua bollente e ha riportato gravi ustioni. Il fatto è accaduto ieri nel capoluogo adriatico e la bambina di 1 anno e mezzo è stata ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata. La madre della piccola stava cucinando con accanto a lei i figli quando la piccola si è rovesciata addosso la pentola. Ha lanciato l'allarme, sono intervenuti i soccorsi. Dopo essere stata stabilizzata al pronto soccorso di Pescara, la bambina con ustioni di secondo grado al volto e al torace è stata trasferita in elicottero nella capitale. Nell'abitazione poi sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura che hanno ascoltato il padre della bambina, non presente al momento dell'incidente, e hanno ricostruito quanto accaduto.
Adesso proseguiamo con il nostro giornale, cambiamo argomento. Sottoscritto in Regione Abruzzo un documento congiunto tra Regione, appunto, Comune di Sulmona e associazioni ambientaliste a difesa del territorio abruzzese contro il progetto SNAM del gasdotto Sulmona Foligno e della centrale di compressione prevista proprio nella città Peligna. Sentiamo il servizio. Oggi c'è la sottoscrizione di questo documento fra Regione Abruzzo, Comune di Sulmona, associazioni ambientaliste. Voi proponete una strada diversa per quanto riguarda l'impianto SNAM a Sulmona e anche per altre questioni, proprio relativamente anche alle condizioni di questo territorio, al dissesto idrogeologico e alla sismicità della Valle Peligna. Noi proponemmo una diversa ubicazione per la centrale e proponemmo anche un ultimo tracciato, per capirci, sul Mona Foligno, che nominalmente è chiamato Rete Adriatica perché in realtà è diventato fortemente appenninica e che attraversa, diciamo, tutte le faglie più importanti. Per quanto ci riguarda non rappresenta il non plus ultra, soprattutto per un'infrastruttura che verrà utilizzata per trasportare la materia fossile, la materia prima fossile, da un punto a un altro dell'Europa. Quindi nella serie, ecco, noi siamo diventati un crocevia con l'aumento a dismisura del livello di rischio e con un ritorno pressoché zero sia in termini economici che sociali. L'opera SNAM Sulmona in Valle Peligna, ma insomma su tutto il tratto Sulmona-Foligno, è un'opera che noi diciamo rigettiamo con forza. Abbiamo argomentato in tutte le sedi le ragioni del no. Oggi con un documento congiunto sindaci, regione, associazioni ambientaliste, vogliamo portare ancora di più forte la voce del territorio, perché la voce del territorio deve essere ascoltata prima di ogni altra cosa. È un documento importante perché mette insieme un'azione, come è successo contro bomba, perché fa riferimento a 25 comuni che insieme col comune di Sulmona, alla regione Abruzzo, al comitato di difesa del territorio e insieme con Legambiente WWF, appunto, chiedono al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico di bloccare un'opera che a nostro avviso è irrealizzabile. Adesso ci occupiamo di centri per l'impiego, raccogliendo la denuncia della CISL Funzione Pubblica Abruzzo proprio sul malfunzionamento delle strutture pubbliche che dovrebbero essere deputate a trovare lavoro a chi lavoro non ne ha, e tra l'altro nei disegni del governo saranno le strutture che poi dovranno raccogliere e far sì che si possano erogare i contributi derivanti dal reddito di cittadinanza. Ma sentiamo insieme il servizio di Ludovica Pelliccioni. La CISL Funzione Pubblica chiede alla Regione Abruzzo di affrontare con rapidità le problematiche strutturali e organizzative dei centri per l'impiego a seguito della legge di stabilità che ha previsto il passaggio del personale in forza ai centri per l'impiego alla Regione. Abbiamo centri per l'impiego che non riescono a dare risposte sul territorio abruzzese in quanto sono carenti di risorse umane e di professionalità necessarie per rispondere agli utenti, soprattutto nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Sulla situazione dell'Aquila c'è personale sufficiente, però manca una organizzazione e un coordinamento di tutti i centri per l'impiego. Aggiungiamo a questo che il governo ha posto come centri per l'impiego come punto di snodo per il reddito di cittadinanza, ma con questa situazione drammatica organizzativa certamente non ci possono essere risposte. Sale un grido di dolore da parte dei colleghi che lavorano ai centri per l'impiego, che sono sforniti di tutto, non vengono ascoltati, mancano delle PEC, mancano dei timbri, mancano anche delle minime attrezzature per poter far fronte alle esigenze dell'utenza che si rivolge loro quotidianamente. Questo è insostenibile ormai. A distanza di 6 mesi la Regione non ha raccolto le istanze che pervengono da questi lavoratori e comunque il problema si propone sempre più gravemente perché l'utenza è completamente lasciata all'abbandono. Adesso restiamo in tema di uffici pubblici, ma ci occupiamo di ricostruzione. È terminato il lavoro della Commissione
a Palazzo Chigi che sta esaminando i curricula degli aspiranti titolari degli uffici speciali della ricostruzione. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Daniela Rosone. Potrebbe essere Raffaello Fico, funzionario dell'ufficio speciale per la ricostruzione e appena nominato tra l'altro dirigente della ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, il nuovo titolare dell'USRC. Al coordinamento dei sindaci dei comuni del cratere piace, ma ovviamente servirà il placet del sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi. Gli altri due in corsa sono Alessia Placidi, responsabile dell'edilizia scolastica dell'USRC, e Sergio De Paolis, ingegnere, ex presidente dell'AMA e ex amministratore della giunta di Biagio Tempesta. Intanto, sino alle nomine, sarà Giovanni Francesco Lucarelli il titolare ad interim degli uffici, provvedimento deciso per sbloccare l'impasse della ricostruzione, ferma da mesi. La terna dei tre, come è noto per l'USRC, è stata decisa dalla commissione insediata a Palazzo Chigi dopo i colloqui di giovedì dei candidati che hanno superato la prima fase dell'analisi dei curricula. Intanto si dovrà formare anche la terna dell'USRA. Il favorito potrebbe essere il siciliano Salvo Provenzano, già responsabile dell'area tecnica dello stesso ufficio. Andiamo avanti, adesso torniamo a Pescara per occuparci di trasporti, di portualità, rendere idonei i fondali del porto del capoluogo adriatico per tornare ad accogliere le navi traghetto verso la Croazia è una delle priorità espresse in una conferenza stampa dalla Confcommercio per rilanciare l'attività portuale a Pescara. Sentiamo insieme il servizio. Ripristinare il collegamento via mare tra Pescara e la Croazia è l'obiettivo della Confcommercio Pescara, che sottolinea l'importanza di rendere idonei i fondali per ospitare le navi per il trasporto dei passeggeri con un'opera di dragaggio del porto. È il terzo anno che noi siamo fuori dal mercato marittimo in quanto la Regione Abruzzo non è riuscita con i suoi porti a consentire il collegamento tra l'Abruzzo e la Croazia. C'è stato in atto un bando di gara che consentirà domani una compagnia di scegliere il porto. Noi in attesa di questa scelta, in attesa di questa attività, chiediamo da subito un collegamento con un mezzo veloce, ma che non, se non è il porto di Spalato non è il nostro problema. Il nostro problema è come arrivare in Croazia. Dubrovnik è un porto accogliente e secondo me un porto interessato a creare un collegamento con la nostra regione, con la parte a est di Pescara, a ovest di Pescara, io credo che noi ci dobbiamo spingere. Poi abbiamo questo problema dei fanghi depositati sulla vasca di Colmata, che sono 200.000 metri cubi che devono essere stoccati entro fine mese. Quindi ci sono delle attività in essere che se si mettono insieme tutte le sinergie, meno male che siamo all'interno dell'autorità portuale, io credo che adesso il ruolo non è più un ruolo istituzionale locale ma è un ruolo di autorità e quindi noi dobbiamo suggerire all'autorità ma anche sollecitare l'autorità perché se c'è stato un bando di gara due mesi fa è andato deserto, molto probabilmente è da chiedersi perché è andato deserto. E adesso ci occupiamo di ambiente con la tutela dell'orso marsicano. Il WWF torna a ricordarne la necessità e a chiedere di moltiplicare gli sforzi per la salvaguardia della specie protetta a rischio estinzione, partendo ad esempio dall'eliminazione di ogni possibile situazione di pericolo. Questa mattina presso la sede della Regione Abruzzo di Viale Bovio a Pescara sono state illustrate le più recenti iniziative del WWF in difesa dell'orso bruno marsicano, dopo che il 15 novembre scorso una mamma e i suoi due cuccioli sono stati trovati annegati in una vasca per la raccolta dell'acqua piovana nel territorio del comune di Villa Vallelonga, nella zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Noi come WWF abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, nel quale ricostruiamo un po' la vicenda della morte dei tre orsi nella vasca nel comune di Villa Vallelonga, nella zona di protezione esterna del parco. L'abbiamo fatto innanzitutto per annunciare anche il nostro interesse come associazione a intervenire, a costituirci parte civile qualora dovesse partire un procedimento, ma anche per ricostruire quelle che sono le vicende, perché da quello che si è appurato in realtà la situazione di pericolo era nota e si sarebbe dovuto intervenire sicuramente con maggiore tempestività. Poi abbiamo fatto anche una lettera a tutte le prefetture, alle aree naturali protette, alle regioni che ricadono all'interno dell'areale dell'orso, perché
Proprio per chiedere se c'è una mappatura di situazioni del genere, come quella che ha determinato la morte dei tre orsi a novembre, e se si sta intervenendo. Il lavoro effettuato all'interno del PATOM ha indicato gli interventi da operare, le strategie da seguire, ma è necessario dare loro concretezza. Adesso un'ampia pagina dedicata alle manifestazioni del Natale. Partiamo da Chieti e Pescara. Grazie alla sinergia fra le amministrazioni comunali, la Camera di Commercio e la Fondazione Pescara Abruzzo, i due capoluoghi dell'area metropolitana da sabato scorso sono illuminati dalle luci d'artista. Sindaco, siamo dinanzi a questo splendido albero di Natale. Insomma, questa sinergia tra amministrazione comunale di Pescara, Camera di Commercio e Fondazione Pescara Abruzzo funziona? Beh sì, è il terzo anno che si ripete questa sinergia virtuosa, il risultato lo vediamo, è in corso di svolgimento la cerimonia inaugurale. C'è un coro che canta Happy Day col maestro Zappone che impazza quasi fosse Von Karajan, e c'è un colpo d'occhio penso molto bello con questi arredi che, come negli anni passati, con modalità sempre diverse, sono in grado di accendere le luci del Natale, e siamo lieti di fare questo condividendolo con tutti coloro i quali hanno svolto ruoli propositivi, penso alla Camera di Commercio, penso alla Fondazione Pescara Abruzzo, e soprattutto con tutte queste persone. Quando vedi che appunto le persone si fanno i selfie davanti a questa installazione, ecco, mi sembra una bella cosa. Una collaborazione nata tra la Camera di Commercio, l'amministrazione comunale di Pescara e la Fondazione Pescara Abruzzo. Sì, io ringrazio i due sindaci e la Fondazione Nicola Mattoscio, perché sono stati veramente collaborativi, abbiamo fatto sistema. Per noi che promuoviamo il territorio, il turismo, il commercio, tutte queste attività, è sicuramente un motivo di orgoglio e di eccellenza. Auspicio ora che sia un Natale anche produttivo e ricco per le imprese che sono rappresentate proprio dall'ente che lei presiede. Noi a questa attività che voi vedete di luci, sapete bene che abbiniamo l'incoming, dove nel mese di gennaio organizziamo una serie di incontri qui a Pescara e a Chieti con tour operator, con altri operatori dei settori vari, proprio per sponsorizzare il nostro paese. Presidente Mattoscio, queste iniziative servono anche per ravvivare i centri cittadini e soprattutto ravvivare il commercio come oggi in pieno centro a Pescara? Sì, sicuramente è fattore di attrazione e di animazione per la comunità degli operatori economici, però non nel significato banale, cioè semplicemente invitare a consumare, ad acquistare per fine a se stesso, ma anche in un contesto di condivisione, di gioia e di sentimenti. Adesso andiamo all'Aquila, chiaramente l'8 di dicembre, giornata dedicata all'accensione delle luci natalizie, dunque anche nel capoluogo di regione il centro storico si illumina, luci d'artista che assumono però nella città ferita dal terremoto un significato anche più profondo. Vediamo il servizio. Fino al 27 gennaio il centro storico dell'Aquila sarà illuminato dalle luci d'artista, giochi luminosi che sono già presenti in molte città d'Italia. Il progetto è stato reso possibile grazie all'intervento della Camera di Commercio in collaborazione con il Comune dell'Aquila. Composizioni floreali, orsetti luminosi, aurore boreali, la cometa di 15 metri, alberi di Natale, carrozzi, cavalli, pacchi regalo, un albero in Piazza Duomo fatto con le sfere, e non manca il mercatino di Natale dei commercianti, oltre alla pista del ghiaccio. Come vedete la piazza è piena di gente, di bambini con le loro famiglie e non solo di aquilani ma anche di tanti turisti. Sicuramente questo progetto sontuoso realizzato grazie al grande finanziamento, alla partecipazione e alla collaborazione della Camera di Commercio ha portato l'Aquila veramente al centro d'Italia e del mondo. Oggi non a caso la ditta che ha vinto il bando della Camera di Commercio appunto è la IREN di Torino, la stessa ditta che cominciò il primo progetto di luci d'artista proprio a Torino e poi ha proseguito per Salerno. Quindi ripeto, abbiamo cercato di rendere l'Aquila il suo nome e portarlo in auge in Italia e nel mondo. Bellissimo, è un tuffo nel cuore rivedere la città così piena, ma oramai ci siamo abituati, perché è una città che risponde comunque sempre positivamente, che ha voglia di vivere. Devo ringraziare davvero il Presidente della Camera di Commercio con tutta la sua struttura per averci fatto vivere questo momento davvero bello. Sono luminari e davvero all'altezza insomma di quello che merita una città che sta ricercando un pochino insomma la sua voglia di vivere.
Da una città alle prese con la ricostruzione L'Aquila ad un'altra colpita dal terremoto più recente, chiaramente parliamo di Teramo, dove è stato il sindaco Gianguido D'Alberto con accanto un ragazzo ipovedente ad accendere le luminarie natalizie e tanti gli apprezzamenti sui social da parte dei cittadini e dei commercianti. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Teramo quest'anno per Natale sarà una meta da visitare, ma soprattutto da ammirare. La sera dell'Immacolata in città è avvenuto quel miracolo della luce nel quale i teramani non speravano quasi più. Di colpo si sono illuminati il Corso Vecchio e quello nuovo, le strade laterali del centro storico, l'abete di 15 metri di altezza in Piazza Martiri, il campanile del Duomo. Ad azionare l'interruttore è stato il sindaco Gianguido D'Alberto, supportato da Marildo, un ragazzo ipovedente che il primo cittadino ha voluto accanto a sé per ribadire la metafora della luce, una luce che nei nostri cuori e che in questi tempi di difficoltà e sofferenza rappresenta un grande messaggio di pace. L'accensione delle luminarie nel centro storico è poi coincisa con quella dei mercatini di Natale realizzati in piazza Sant'Agostino, dove è stata installata una lunga tavola conviviale, e in piazza Sant'Anna, punto di incontro per artigianato locale e prodotti tipici. Contenti teramani e commercianti per una ritrovata vitalità della propria città. Tanti gli apprezzamenti sui social, dove per una volta sono state ringraziate sinceramente le istituzioni, provincia, comune, Camera di Commercio di Teramo, per l'impegno dimostrato. Anche l'ex primo cittadino Maurizio Bruchi si è complimentato su Facebook con il sindaco D'Alberto. E proprio così Teramo vuole tornare a vivere. E chiudiamo questa carrellata sulle manifestazioni natalizie che si moltiplicano chiaramente in questo periodo in tutta la regione, andando a Pianella per vedere l'accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. Il servizio è di Vestina News. Rinnovato anche quest'anno a Pianella il rito dell'accensione dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. L'evento, inizialmente previsto per il giorno dell'Immacolata, giorno che la tradizione vuole come l'inizio delle festività dell'Avvento, è stato posticipato a domenica viste le condizioni meteo avverse. È stato comunque un pomeriggio di animazione per le tante famiglie che hanno affollato via le Regina Margherita dalle prime ore del pomeriggio, con elfi, giochi, passeggiate in carrozza e fotoricordo con Babbo Natale. Alle 18 finalmente il momento clou della giornata, con l'accensione dell'albero di Natale ormai ultra sessantenne. Innanzitutto siamo tutti molto contenti di aver rinnovato anche quest'anno la tradizione dell'accensione dell'albero più alto d'Abruzzo e un ringraziamento particolare da parte nostra come amministrazione comunale a tutte le associazioni che hanno contribuito a rendere la serata più magica rispetto a quello che già è, e quindi ringraziamo le associazioni del nostro territorio e chi si è occupato di fare animazione soprattutto per i bambini. Durante le festività natalizie tante le attività, tra cui il premio Città di Pianella. Sì, il premio Città di Pianella è il nostro rosone che si terrà il 22 di dicembre e altri eventi e premi soprattutto per i bambini per rendere questo periodo, che è il periodo più magico dell'anno, migliore di quello che possiamo per la nostra cittadinanza. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che chiaramente apriamo parlando di Serie B e di Pescara. Settimana lunga che dopo l'anticipo di venerdì scorso vedrà i biancazzurri tornare in campo lunedì prossimo nel posticipo di Verona. Squadra al lavoro da domani con una seduta pomeridiana. Spavento superato per Filippo Melegoni, che contro il Carpi ha riportato una distrazione di primo grado al collaterale. La partita con gli emiliani ha segnato il debutto in campionato del difensore Scognamiglio, che ha nascosto la rabbia provata nelle settimane precedenti per il mancato impiego. Ascoltiamolo. Abbiamo visto un po' emozionato nei primissimi minuti, ma al 91esimo possiamo dire che il Pescara può contare anche su un grande difensore come Gennaro Scognamiglio. Ah, sicuramente per me non era facile debuttare dopo tanto tempo comunque stato ai margini della squadra. Per me non era facile, però sono contento comunque della prestazione in generale, come hai detto tu, tranne il primo 10 minuti, un quarto d'ora che non era facile per me, però dopo credo che la partita sia andata nel verso giusto e siamo stati bravi a portare a casa il risultato pieno. Sicuramente per me non è stato facile stare fuori tutto questo periodo,
sono sincero, ero molto arrabbiato perché quando non giochi il giocatore si incazza, però alla prima opportunità che puoi dare all'allenatore devi sfruttare al massimo, quindi secondo me anche quello ha fatto la differenza, la mia arrabbiatura che avevo dentro ho cercato di metterla sul campo a disposizione della squadra e credo che ci sono riuscito. A proposito di maglia, lunedì ci sarà questa gara molto attesa anche dai tifosi al Bentegodi con l'Hellas Verona. Sicuramente è una partita difficile su un campo bello, una tifoseria altrettanto, quindi sappiamo che dobbiamo preparare la partita nei minimi dettagli e per noi sicuramente è un esame importante per capire che campionato possiamo fare. Abbiamo dato un bel segnale e andando a Verona e facendo un'ottima partita, portando a casa un risultato positivo, è un altrettanto segnale che la squadra dà al campionato. Adesso scendiamo in Serie C per parlare del Teramo. Dopo la buona prova di Vicenza, il Teramo tornerà in campo già domani sera al Bonolis contro la capolista Pordenone. Tante le defezioni, soprattutto in difesa, a cui dovrà far fronte il tecnico Maurizi. Caidi, Piacentini, Barbuti e Spighi non ci saranno, mentre Speranza, Ventola e Vitale hanno poche chance di essere della partita. Gli ultimi nodi saranno sciolti comunque dopo la rifinitura di questo pomeriggio. Intanto Mattia Proietti, autore del gol del pareggio a Vicenza, commenta così il punto strappato allo stadio Menti. Abbiamo pareggiato, quindi una partita che probabilmente avremmo anche meritato di vincere, anche per le occasioni che abbiamo creato. Purtroppo su un episodio abbiamo preso gol nel primo tempo, nonostante non stessimo soffrendo più di tanto, però al secondo tempo abbiamo dimostrato di essere vivi, abbiamo praticamente quasi sempre giocato nella loro metà campo, creato diverse palle anche da sfruttare meglio in contropiede. Ci prendiamo però questo punto con una buona prestazione in un campo e con una squadra difficile. La squadra penso che sotto l'aspetto dell'impegno non sia mai mancata, poi è normale che le cose possono venire meglio o peggio, ci sono anche gli avversari, ci sono dei momenti della partita che possono farla girare in un senso o nell'altro. Siamo stati bravi nonostante lo svantaggio a rimanere in partita, a continuare a fare quello che abbiamo provato e si è stati ripagati con un punto. Non ci siamo disuniti, non ci siamo fatti prendere dalla foga anche di doverla per forza pareggiare subito, quindi siamo rimasti concentrati a giocare come prima del gol. Non ci dobbiamo far condizionare dagli episodi negativi o positivi che possono succedere durante una partita e continuare a fare quello che sappiamo e che dobbiamo. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi per approfondire insomma il cammino in questo campionato del Pescara dopo la vittoria nella scorsa tornata di campionato. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.